perché l'uguaglianza è il motore della libertà. Solo fra uomini uguali si può parlare di libertà. L'altra parola della democrazia è giustizia sociale, significa diritti e dignità sul lavoro. Questo è il cemento di ogni vera democrazia. Chi vuole erodere questo cemento vuole erodere la democrazia. Oggi in questo paese c'è un progetto di tenere, sfruttando la cosiddetta emergenza, il lavoro e i lavoratori sotto ricatto. È il tentativo di costruire una prospettiva e un futuro servili, non di uomini liberi. Non possiamo accettare questo. Noi vogliamo vivere in un mondo di gente che abbia gli stessi diritti e la stessa dignità, ed è dal lavoro che parte il progetto di una società democratica. Non possiamo accettare quello che oggi viene proposto come la soluzione ai mali, mentre è il male, è la costruzione di una società che diventi piano piano, in modo strisciante, autoritaria. E siccome i lavoratori sono il pilastro della democrazia, è lì che cominciano a colpire per creare una finta democrazia e una società autoritaria che prima tolga i diritti del lavoro e poi tolga i diritti semplicemente come tali. Rispondiamo, continuiamo questa lotta, la lotta della FIOM e la lotta di tutte le persone per bene in questo paese. Ciao. Questa città, anche la tutela della maternità, l'Europa non è delle mani, l'Europa per quanto mi riguarda è innanzitutto dei delegati di merci che la Fiat non vuole far rientrare in fabbrica. Perché oramai di Fiat, in Italia ce n'è più di una. L'Europa, la nostra Europa, è anche quella dei Malsusini. Siamo tutti uniti da un filo rosso, in bocca unità contro la crisi. Questa è l'Italia, la crisi. Saremo a Francoforte dal 15 di maggio. Per bloccare, sì, lo diciamo, per bloccare la Banca Centrale Europea. Vi invitiamo a venire per i beni comuni, per il contratto, per la FIOM in Fiat e per il reddito. Per la